Giallo è il colore di un genere letterario, ma anche il nome della terza edizione di un festival che a Varese anno dopo anno sta crescendo. E sia del genere letterario, ma anche del suo ultimo volume, giallo o noir, adesso lo vedremo, e del prossimo appuntamento del festival che ci sarà a maggio, 17, 18, 19, ne parliamo con Emiliano Bezzon, sammaratese, lavora a Varese, noto volto della televisione alle trasmissioni di Ore 14 su Ore Rai 2, 14, sì. Ore 2, e anche nostro ospite perché è il secondo libro che presenta Malpensa 24 dei quattro, che hanno per protagonisti due donne. Il titolo è Corpi abbandonati, pubblicato per i Fratelli Frilli. Allora, Esattamente. innanzitutto ti chiedo, due donne, in un momento in cui la parità di genere, anche nel mondo del lavoro, è un tema d'attualità, tu addirittura la superi, ne metti due, e soprattutto una donna carabiniere e una psicologa. Sì, già da qualche anno noi siamo andati Esatto. oltre, abbiamo superato la Sì. parità di genere, nel senso che poi una delle due, che è la capitano dei carabinieri, è addirittura un leader, cioè una che comanda un gruppo di uomini, quindi... Ma Quindi sei avanti. sono avanti, ma in realtà la realtà è già così, perché ormai sia nei corpi investigativi, polizia, carabinieri, come nelle procure, quindi nella magistratura, sono tante le donne a capo di organizzazioni prettamente maschili, quindi... E non è molto distante dalla realtà quello che io racconto nei romanzi. Ecco, Bezzon, in Corpi abbandonati però fai un salto indietro. Faccio un salto indietro nel tempo, vado nel 1970 e faccio anche un salto spaziale molto grande perché l'indagine vera si svolge in Calabria, perché partiamo dai moti di Reggio Calabria del 1970 e da una vicenda che io ho scoperto molto interessante, la creazione di questo grosso complesso industriale di saline ioniche che venne costruito spendendo una cifra esorbitante dal governo di allora, non è mai entrato in funzione, ma ovviamente la criminalità organizzata su questo ha fatto degli affari importanti. C'è stata una vera indagine della Direzione Investigativa Antimafia. Io ho parlato con chi l'ha condotta e da allora mi è venuta l'idea di raccontarla in versione romanzata, ovviamente. Lo possiamo definire il tuo primo giallo storico? È il primo giallo storico, perché gli altri invece erano tutti ambientati in questi tempi, insomma, e anche nei luoghi un po' più vicini, Piemonte, Lombardia. Mi ha fatto un doppio salto. Senti, funziona la coppia femminile nel romanzo Bezzoni? Funziona la coppia femminile perché sono due donne molto diverse da loro, quindi molto complementari. Una, abbiamo detto, una donna in divisa, nata in una famiglia in divisa e quindi con tutti i valori delle tradizioni dell'arma. L'altra è una psicologa che si trova a fare l'investigatrice per una serie di circostanze diverse, ma sono molto complementari tra loro. E anche in questo romanzo, in realtà, loro percorrono due strade apparentemente molto distanti che alla fine si intrecceranno. Ecco, noi sappiamo che i personaggi dei libri, quando nel momento della scrittura, in realtà poi quasi lasciano le loro sembianze di fantasia e diventano quasi reali. Che problemi ti danno queste due donne nel momento in cui tu Beh, produci la tua storia? Ammesso che te ne danno, magari ti tengono solo una gran compagnia, no, io spero che eh? tengano compagnia più i lettori e le lettrici. In realtà adesso, mano a mano che andiamo avanti a raccontarle, diventa sempre più difficile, perché ogni volta che si scrive una loro storia nuova, soprattutto i lettori pretendono di conoscere qualcosa di più anche delle loro vite personali. Quindi Certo. diventano, paradossalmente, sempre più persone e lasciano il ruolo di personaggi. Quindi diventa veramente complicato e sta diventando una convivenza. Ecco, prima era una frequentazione, adesso è una convivenza stretta. Ma perché quando ci sono i protagonisti che si ripetono nei romanzi, poi i lettori Sì. si innamorano anche dei personaggi, non più solo delle storie, no, Ma Bezzoni? si innamorano, adesso innamorare forse è un termine eccessivo, si Si appassionano appassionano, molto però si e poi a me innamorano. piace perché se li ricostruiscono, ad esempio È vero. attribuendogli dei Come? tratti somatici, dei tratti comportamentali che io non ho pensato, ma va bene, Ah, tu non li hai ognuno si... pensati, non te le immagini le tue due No, io me protagoniste? le immagino, ma sono un Ma po' non lo diverse da come diciamo. le immagini tu o chiunque altro Certo. lo legge, no? E a me diverte questa cosa, perché ognuno poi se li fa propri e questa è la cosa più Ma divertente. questo è anche il bello della lettura, insomma, voglio dire, Assolutamente. che non svela fino in fondo e ognuno ha il Assolutamente. suo protagonista. Veniamo invece Al al festival. festival, perché tu sei uno degli organizzatori, degli Sì. ideatori di questa, diciamo, bella avventura letteraria che è iniziata 3 anni fa,
quasi come un test ed è partito subito alla grande, vero Bezzoni? Sì, 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 partito alla grande. Io sono uno degli ideatori, tu sei uno dei nostri collaboratori stretti perché vieni a intervistare gli scrittori e le scrittrici importanti che ospitiamo. Sono un appassionato di letteratura. Tu sei un appassionato, sei bravissimo anche a condurre le interviste con questi scrittori. E l'anno scorso ne hai intervistati addirittura tre in contemporanea, bravissimi, quindi importantissimi. Esatto, e improvvisando perché dovevano essere tre divise, poi abbiamo fatto un potpourri molto bello e divertente. Però il pubblico ci segue con grande affetto da subito, gli autori sono molto importanti e le autrici, quest'anno saranno 12, non svegliamo i loro nomi anche se poi li scoprirete presto perché la comunicazione, questa è la prima volta che ne parliamo in pubblico. Anche l'anno scorso è un'anteprima, dato qualche anteprima qui, quindi 12 scrittori, uno spettacolo teatrale creato apposta per questo festival in tema noir, riscoprendo un romanzo di Piero Chiara, il varesino per eccellenza, un film noir degli anni 80 che abbiamo riscoperto nelle cineteche, un film italiano di Carlo Mazzacurati e aggiungiamo un pezzettino in più. Questa è la cosa nuova, la grande novità. La serata gaming, cioè daremo la possibilità di fare delle grandi sfide con i giochi investigativi che metteremo a disposizione di ragazzi dai 10-12 anni fino ai 99, perché abbiamo scoperto che si gioca tantissimo sui giochi investigativi e si gioca a tutte le età. Quindi negli spazi all'aperto, se il tempo lo consentirà, prenderemo un'intera piazza in cui ci saranno tutti i tavoli, la gente giocherà e si sfiderà fino a notte fonda. Allora, possiamo rivelare le date, 17, 18, 19 maggio, esattamente. Anche i luoghi, Bezzoni. Il luogo sarà la Palazzina della Cultura, cioè la Sala Montanari, Largo Bersaglieri, vicino al Tribunale di Varese, in pienissimo centro, perché lì abbiamo la sala con 170 posti per fare lo spettacolo, per fare il cinema, per incontrare gli scrittori, poi abbiamo lo spazio all'aperto, con anche un piccolo giardinetto, e se il tempo ce lo consentirà, essendo già un po' estate avanzata, staremo il più possibile all'aperto, così anche tutti quelli che passano magari si faranno coinvolgere. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, la letteratura gialla, noir, lo diciamo spesso, ha riscoperto una rinascita importante negli ultimi anni, non solo nelle librerie, ma anche proprio con tutti i festival. Varese è il più giovane, possiamo dirlo. Come si inserisce? Perché, diciamo così, qual è il segreto di proporre un festival in un momento in cui l'onda del noir è molto alta e farlo con un ottimo riscontro di pubblico? Allora, noi siamo partiti con una connotazione precisa, ci chiamiamo Nord in giallo, che non ha nessuna valenza ideologica politica, però da subito ci siamo posti l'obiettivo di raccontare questo territorio attraverso il noir, il giallo, il thriller. Difatti tutti i libri che presentiamo sono ambientati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, ci spingiamo fino all'Emilia, al Trentino e poi saliamo a nord d'Europa, quindi raccontiamo anche i paesi a nord. Quest'anno ad esempio faremo una serata sui grandi autori del grande nord con i loro traduttori italiani che ci racconteranno i norvegesi, gli scandinavi. Quindi ci siamo connotati per questo e devo dire che la cosa sta funzionando. Allora Bezzoni, diamo appuntamento a tutti gli appassionati di giallo, di noir, ma anche di letteratura, perché incontreranno gli scrittori in carne ed ossa, con loro potranno parlare, colloquiare, perché quando vengono sono tutti molto disponibili, certo, e in genere contenti, no? Molto contenti di fare chiacchiere con i lettori, adesso poi fanno i selfie, si fanno i firmacopie, però il rapporto diretto con l'autore è un modo di scoprire anche come nascono i libri, come ci si lavora. E poi finora abbiamo trovato tutti autori e autrici abbastanza simpatici e cordiali e presentatori molto simpatici e cordiali. Beh, sono anche gli altri miei colleghi. Grazie Bezzon, e ai nostri telespettatori diamo appuntamento alla prossima puntata di approfondimento di Malpensa 24 TV.